Spero che il rumore del mare non disturbi troppo questo piccolissimo video, ma in fondo è bello anche così, visto a cosa è destinato. È destinato a un luogo di natura e arte che si chiama Campsirago, dove ci sono degli amici cari. Con Michele penso di potermi considerare una specie di cugino di ricerca. Cerchiamo, percorriamo a volte quasi gli stessi sentieri, a volte ci sfioriamo, ci lasciamo. Campsirago è un luogo importante, prezioso. Sono passate tante cose importanti di me da lì. È un luogo incastonato nella Brianza, stretto tra la pressione antropica dell'uomo, delle grandi metropoli, del nord Italia e del nord Europa. È come in una fascia dove si stringe, ma dove c'è una natura che resiste, una natura a volte fatta di giardini addomesticati, delle ville, a volte no, a volte è fatta di trame diverse. Ecco, Campsirago d'arte è un luogo dove puoi intrecciare, dove puoi incontrare per un attimo queste trame diverse. Attivano un grande crowdfunding, si chiama così ora, dove una grande raccolta fondi per realizzare un sogno, che è quello di ristrutturare parte di Palazzo Gambassi e farlo diventare un luogo d'arte ancora più importante per accogliere gli artisti. Questo video dal mare della Puglia, lontanissimo da Campsirago, è un invito ad unirsi a questa raccolta fondi, a questo sogno, a questa grandissima utopia, forse, come direbbe anche Michele, gliel'ho sentito dire un po' di volte. E quindi unitevi a questa raccolta fondi per Campsirago, luogo d'arte. E come dire, è bello che in questo tempo aprano luoghi dell'utopia, luoghi dove ricominciare da qualche parte, e penso che sia vitale, una linfa vitale, sia quella di ricominciare dalla natura e da quelle trame che si possono intercettare lì. Quindi è viva il teatro, è viva l'arte, è lunga vita Campsirago. Ciao.